questo credo che le mie valutazioni debbano essere sia politiche sia giuridiche. Sul piano politico io condivido la sostanza, soprattutto quello che ho letto nella mozione, ma anche alcune cose che sono state richiamate dal consigliere Nemoli, che peraltro poi in effetti hanno anche una valenza giuridica importante, sebbene le norme non sono scritte con una chiarezza tale da poter essere certi su quale sia l'interpretazione più chiara da dare in termini giuridici. Ma io credo innanzitutto di dover parlare della vicenda politica. Il consigliere Nemoli pone una questione importante, che è quella della compatibilità del ruolo di presidente della provincia con quella del ruolo di candidato al Parlamento. È una ratio antica, che è quella di evitare la cosiddetta captatio benevolentia, in sostanza che una persona, forte del suo ruolo amministrativo, di potere amministrativo, possa influenzare le elezioni e quindi il consenso. Per questo motivo una norma antica, quella del 1957, precisamente la numero 361, poneva a carico dei sindaci e dei presidenti delle province, sindaci dei comuni superiori a 15.000 abitanti, mi sembra, o 20.000 abitanti, di non essere eleggibili a quella funzione. Passo indietro e torniamo sull'aspetto politico. Oggi il Consiglio viene chiamato in assoluto su questa questione, quella se il presidente della provincia possa o meno continuare a fare il presidente della provincia, quando sono chiare due cose. Sono chiare che lui si candiderà, perché lo ha annunciato pubblicamente, in ossequio al fatto che parlamentare scelte, e non segue al fatto che, come tutti sanno, e oltre sembrano dimenticare, le province come organo politico non esisteranno più, nel senso che il futuro consiglio provinciale, il futuro presidente della provincia, non verrà eletto allo stato attuale direttamente dal popolo. Lo dico perché è chiaro ed era logico, così come ho detto, che qualora fossi potuto ricandidare al presidente della provincia, mai avrei lasciato la provincia, perché ho assunto un impegno 3 anni fa di portare a termine il mio mandato. Il mio mandato c'era anche l'ipotesi di una ricandidatura poi che veniva sottoposta agli elettori. Poiché questa possibilità non c'è più, io ho annunciato pubblicamente a più riprese, come ha detto il consigliere Nemoli, che intendo candidarmi. L'altro aspetto, che è un fatto giuridicamente certo, non si sa sul quanto, ma certamente si sa sul fatto che avverrà, è che noi andremo a breve alle elezioni. Dico a breve perché non si sa se giuridicamente e tecnicamente saranno o meno delle elezioni ordinarie o anticipate. Possono essere anche anticipate di un giorno ed essere elezioni anticipate, e dal punto di vista formale non scatta nei 6 mesi un'ineleggibilità, però scatta un'incompatibilità, politica, e il Consiglio si può esprimere sulle incompatibilità politiche. Veniamo alla vicenda. Quindi io condivido la preoccupazione del consigliere Nemoli, e soprattutto anche per questo motivo, pur avendo delle perplessità sulle norme, darò la libertà di voto al consiglio provinciale. Non so se il consiglio può votare in maniera segreta, ma probabilmente potrebbe anche essere una cosa giusta, visto che si vota sulle persone, ma non so, e vi chiedo scusa se non ho letto il regolamento, se è così come accade alla Camera quando si vota sulle persone, in voto segreto possibile. Ma io non so.
solo darò la libertà alla mia maggioranza, ma dal punto di vista politico condivido la preoccupazione di Memoli. Credo che non sia giusto che una persona che sa di essere ricandidata e che sa che le elezioni ci saranno entro 6 mesi continui a fare il presidente, perché c'è il legittimo sospetto, ci potrebbe essere da parte di tutti, che ogni atto che viene svolto in virtù di quella campagna elettorale, e non è giusto che ci sia un sospetto sulle persone dal punto di vista giuridico. Quando diciamo la data, si sa che ci sarà, non si sa poi se sarà marzo, se sarà aprile, aggiungo, non si sa neanche se il governo fa un decreto per eliminare queste ineleggibilità, cosa che può essere molto possibile. Ma il problema dell'incompatibilità politica rimane. Sul piano giuridico, quello che leggo, quello che ho sentito, al di là di quello che poi è stato detto da altri, dico subito, io ho votato in maniera convinta contro la proposta della legge giudiziaria per una serie di motivi. Sul piano politico, perché il consigliere Cannarota era uno di quelli che aveva detto che quella mozione poteva essere presentata, non so perché oggi ha cambiato idea e ha detto che non poteva essere presentata adesso questa da meno, se poteva essere presentata quella dell'opposizione, a suo tempo poteva essere presentata anche questa. Se abbiamo sbagliato noi, che c'entra la giudiziaria? Allora uno fa la critica politica, ha sbagliato il Presidente del Consiglio, ha sbagliato il segretario, ha sbagliato la maggioranza, non fa votare quella, ma non è che oggi fa la giudiziaria, però nella vita si può sempre cambiare idea, vuol dire che ha cambiato idea rispetto a qualche tempo fa, so che uno che cambia spesso idea e quindi non è male. Allora, tornando alla nostra valutazione giuridica, che cosa c'era di diverso dalle due norme, dalle due richieste? La prima richiesta, lo dico perché è funzionale alle motivazioni giuridiche, si basava sulla sentenza della Corte Costituzionale. Peraltro, se coerentemente con quel percorso iniziato, oggi a quella motivazione posta dall'opposizione se ne aggiunge una per me politicamente e moralmente e eticamente ben più grave, si aggiunge all'ottica dell'opposizione, evidentemente per Memoli e chi la voteranno e chi ha votato oggi la pregiudiziale no, si aggiunge quello che ho appena detto, cioè oltre al fatto che la Corte Costituzionale, come voi sostenevate, aveva fatto quella sentenza, oggi sappiamo per certo che entro 6 mesi ci voterà e quindi a maggior ragione voi dovreste essere d'accordo su questa tesi. Ma ripeto, si può cambiare idea e non c'è problema, insomma si dice, c'è un detto della letteratura, se non ricordo male, che dice che solo i cretini non cambiano mai idea, e quindi insomma una persona intelligente, se si accorge che sono cambiate le circostanze, può cambiare idea e per questo non deve essere tacciato in maniera negativa. Sul piano giuridico oggettivamente c'è una norma del 2011, che è una norma successiva a quella del 1957, che disciplina la stessa materia, quella dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità. Nel codice civile, all'inizio del codice, in alcune norme che sono chiamate le leggi, c'è una norma che parla della successione delle leggi del tempo quando disciplinano la stessa materia. E in quella norma c'è scritto chiaramente che la legge successiva, quando disciplina materia analoga, abroga la norma precedente. E non c'è dubbio che la norma di Tremonti introduce una terza categoria rispetto alle due esistenti. La categoria dell'ineleggibilità significa che una persona non si può candidare a quell'ufficio. La categoria dell'incompatibilità invece è che una persona si candida a quell'ufficio, se viene eletto decade, non viene sfiduciato come ha scritto con la solita malafede qualche giornalista o qualche giornale, insomma, che per i soliti motivi cerca di mettere, induce negativamente quello che viene fatto, insomma, quando poi ha taciuto in questi 15 anni dove la campagna responsabilmente ha inevaso le proprie competenze rispetto al futuro dei nostri figli e fatto 18 miliardi di euro di debiti senza che nessuno protestasse.
oggi c'è chi protesta e alla fine si cerca di mettere sempre in luce, non c'è nessuna sfiducia, la decadenza è altra cosa dalla sfiducia, quando uno matura un'incompatibilità diventa incompatibile lo svolgere entrambe le funzioni e decade, quindi è una, mentre c'è la sfiducia un atto politico, lo dico giusto per chiarezza. Tornando indietro e facendo ancora un'altra volta una digressione, voglio dire che l'incompatibilità matura dopo le elezioni. La norma di Tremonti invece dice chiaramente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo unico di qualche decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, che prevede che l'accettazione della candidatura del deputato senatore che sono un senatore comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche ricoperte per il presidente della provincia e i sindaci di comuni superiori a 20.000 euro. Che cosa significa? Significa che giuridicamente questa norma introduce un terzo tipo, un'incompatibilità antecedente che opera prima delle elezioni, a differenza dell'incompatibilità normale che opera dopo le elezioni nel caso uno venga eletto alla carica ulteriore. Solo che disciplina con uno scarso coordinamento normativo questa incompatibilità come se fosse un'elezione anticipata e non tocca il tema politico, vero, morale, etico e aggiungo paragiuridico del fatto che noi già sappiamo che entro 6 mesi ci saranno le elezioni e che già sappiamo che il presidente della provincia, che il deputato uscente, ha annunciato di candidarsi. Allora il consigliere Memoli dice a questo punto noi per tutelare la funzione di presidente della provincia riteniamo che questa incompatibilità vada affrontata 6 mesi prima. Poi richiama la sentenza della Corte Costituzionale dicendo d'altro canto la nostra interpretazione politica prevista dal testo unico delle leggi di enti locali che affida la decisione politica dell'incompatibilità, ecco il richiamo Zara che ha fatto a suo tempo alla riformulazione, prevede chiaramente che in questi casi l'interpretazione sia a favore delle decisioni del Consiglio, che si preoccupa giustamente, sapendo che ci saranno elezioni e sapendo che il Presidente si candida, della sua incompatibilità all'ufficio per evitare quella captatio delle elezioni. Detto ciò, è evidente che la norma è scritta male, perché avrebbe potuto specificare chiaramente quello che accade nei 6 mesi precedenti e d'altro canto non ci sarebbe stato bisogno, se le valutazioni erano solo quelle fatte dal consigliere Cammarota rispetto alla disciplina per il futuro, perché altrimenti non avrebbe anticipato l'incompatibilità a prima delle elezioni. Quindi il legislatore dice, nella sostanza, il parlamentare non è incompatibile dall'ufficio di parlamentare, ma lo sarà nella prossima legislatura, ma è incompatibile dall'ufficio di presidente della provincia, sicuramente con l'accettazione della candidatura. Oggi il Consiglio si pone la questione etica se 6 mesi prima politicamente il presidente può conservare questo obbligo. Io è chiaro che ho già risposto, sono convinto, sono d'accordo con il consigliere Memoli rispetto a questo e ritengo che è giusto che sia il Consiglio a prendere una decisione perché è così che accade nell'ipotesi dell'incompatibilità. Dal punto di vista di una stretta osservanza credo che dato il vuoto e la confusione normativa che esiste e che è chiara, solo il Tribunale, e aggiungo forse anche la Corte Costituzionale, devono esprimersi chiaramente su questo tema, che non è un tema, ripeto, pacifico e chiaro. Quello che è pacifico è la competenza del Consiglio Provinciale su questa vicenda pubblica e giuridica. Quello che è pacifico è che questa decisione consiliare può essere impugnata in tribunale, quindi al di là insomma delle schermaglie politiche, delle critiche legittime che possono essere assolutamente avanzate, delle obiezioni
l'aspetto giuridico è un'altra cosa. L'aspetto giuridico è chiaro, il consiglio si può esprimere, dopodiché si può adire il tribunale civile che esprime. Poi evidentemente potrebbe porsi anche un problema di costituzionalità della norma e io ho dei dubbi sul fatto che la Corte Costituzionale si possa esprimere in maniera contraria a questa interpretazione. Ma tuttavia chi sarà farà causa e vuole fare quello che vuole. Aggiungo poi ovviamente il metodo di valutazione politica al termine di questo iter procedurale, che si possono prendere tutte le posizioni e noi capiamo tutto, però va posto in evidenza. Io credo che chi è contrario a questo eventuale percorso che possa prendere il Consiglio Provinciale sta dicendo nella sostanza no, per noi vale la norma del 57, ci esiste di mettere, ma nessuno mi può dire a me quello che devo fare, nel senso me lo può dire politicamente, ma giuridicamente è una scelta mia. Le dimissioni non è che il Consiglio può votare per farmi dimettere, il Consiglio mi può far decadere perché è incompatibile, ma non mi può dire no, tutti devi dimettere, me lo può dire politicamente, ma non me lo può dire giuridicamente. E io dico subito, sin dall'inizio, che io non sono d'accordo su questa strada, perché c'è una normativa che disciplina le materie e non sono d'accordo anche con le motivazioni politiche. Le motivazioni politiche sono che noi non torneremo a votare. Se si tornasse a votare, io mi dimetterei da Presidente della Provincia. Si eleggerebbe un nuovo Presidente, si eleggerebbe un nuovo Consiglio. Poiché io ho votato contro alla fiducia, perché facevo parte della maggioranza, contro il governo Monti, che ha abrogato la rappresentanza politica delle province, e ho votato contro, non certamente per stato guardare una poltrona, come sapete, perché una poltrona da questo punto di vista ce l'avrei già da parlamentare, perché secondo me le province esprimono con un presidente eletto direttamente dal popolo, forte di un consiglio eletto direttamente dal popolo, una forte difesa del territorio, e io devo dare atto, anche se non condivido le modalità di gestione, sia ai due presidenti che ho visto nella mia vita in questa provincia, Andrea Villani, di aver comunque difeso sempre politicamente il territorio di Salerno, e anche le due maggioranze di centrosinistra. Poi posso essere contrario sulle modalità di gestione, ma dal punto di vista politico loro hanno esercitato il loro ruolo dimostrando l'importanza. Non tocca a me dirlo, io ho cercato di fare la stessa cosa, di difendere la provincia di Salerno anche utilizzando in maniera positiva il mio ruolo di parlamentare, ma anche e soprattutto facendo valere le oltre 350.000 persone che hanno votato questa maggioranza e questo Presidente. Allora non è giusto che tutte queste persone, non è giusto che tutti i consiglieri provinciali che sono stati eletti con fatica nei loro collegi non siano più in grado di rappresentare neanche per il futuro politicamente questo territorio per effetto di una mia decisione di dimettersi. Io credo che proprio perché non si vota più, sappiamo che questa legislatura è l'ultima così come è prevista e non è giusto che si interrompa perché io decido di dimettermi per salvaguardare una mia posizione personale. Questa è la mia valutazione politica, non è una valutazione giuridica, perché la valutazione giuridica attiene alle incompatibilità. E ho chiarito, secondo me, in maniera indubitabile che la nuova normativa di Tremonti fa divenire incompatibili e non ineleggibili i presidenti e che la questione delle dimissioni è solo una questione di coscienza e politica da parte mia. Io sono convinto di fare bene a non dimettermi, perché decadrebbe il consiglio e la provincia non avrà mai più un presidente eletto. Noi nel prossimo anno e mezzo, quando si decideranno le risorse da trasferire, si decideranno i grandi progetti europei, io non credo che il popolo salernitano non debba avere una rappresentanza politica. Voglio anche aggiungere che c'è un ordine del giorno al Senato che è già stato rispettato dal governo, che prevede che per quelle province che dovrebbero andare al voto viene nominato commissario il presidente uscente. E quindi se io volessi conservare la poltrona e se io avessi voluto fare sotterfugi o exit
strategici, come dice qualcuno, io mi sarei potuto far nominare commissario dimettendomi da presidente della provincia, avrei potuto far valere giuridicamente che ben 4 province sono state commissariate con i presidenti scelti, persino presidenti che avevano già fatto 10 anni di mandato, e quindi avrei potuto chiedere di essere nominato commissario e avevo la forza politica per farlo, e il commissario non è ineleggibile e non è incompatibile, però quello sarebbe stato un sotterfugio e quella sarebbe stata un'azione moralmente e politicamente disdicevole. Oggi accettare questo dibattito, perché la pregiudiziale l'avrei voluta rappresentare anch'io, visto che riguardava direttamente la mia persona, credo che sia un rispetto politico non solo di questa assemblea, ma del popolo che voi rappresentate e che vi ha eletto. Oltre 700.000 voti validi e circa 850.000 votanti. Credo che quella votazione abbia il diritto, quando la legge lo permette, di arrivare fino alla fine. Perché dico quando la legge lo permette? Perché se uno non pensa che la legge viene interpretata male dal suo consiglio, può fare causa al tribunale e far valere le sue ragioni. Solo che io mi aspetto una coerenza politica. Chi non è d'accordo e ritiene che questa scelta del consiglio eventuale che verrà fatta in controlegge dovrebbe prendere le conseguenze e dimettersi dal consiglio provinciale, perché mentre gli altri consiglieri che votano a favore votano per difendere la legislatura e il diritto ad esistere del voto popolare, quelli che non lo condividono giuridicamente, se rimangono a fare i consiglieri, vuol dire che difendono la legge. Per carità, anche questo in politica è legittimo, ma è una cosa che politicamente va messa in chiara evidenza. Concludo dicendo che ovviamente il dibattito è importante e spero insomma che venga svolto nelle forme opportune. Io ribadisco che ho massima stima e fiducia dell'Assemblea nel suo complesso, ovviamente rispetterò le decisioni prese dall'Assemblea, lasciando libera la maggioranza di votare come meglio crede rispetto a questa vicenda, atteso che ci sono tutte le forme giuridiche e legittime per impugnare la delibera. E voglio dire che il primo a poterla impugnare in teoria sarei proprio io, visto che tocca anche un diritto personale all'elettorato attivo, ma io rispetterò invece la decisione del Consiglio e rimetterò anche io la decisione dal punto di vista giuridico negli organi competenti, e cioè nelle autorità di governo ai quali comunque sottoporrò la decisione presa, sottoporrò politicamente, perché il governo non è legittimato a impugnare l'atto del Consiglio, ma soltanto i cittadini della provincia di Salerno lo possono fare.